Tanto mi è venuta a Londra, ho appena scoperto che hai vissuto per me a Londra. Sì. Quindi è un ritorno. Sì, è un ritorno. Non venivo poi da quando ho finito quando ho lasciato Londra, è proprio stato quando ho iniziato a girare il film, perché stai 5 mesi a Linosa a girarlo. Per questo proprio sono. Torno col film. Senti, un film importante per l'Italia, come pensi che possa essere ricevuto all'estero con un film del genere? Guarda, secondo me Emanuele è un regista, almeno io ho avuto questa sensazione, quando vivevo qua ho iniziato a fare i provini con Emanuele, parlavo con amici di qua, che vivono qua e che fanno questo mestiere qua, sia registi che attori, e tutti conoscevano Emanuele. È pazzesco perché è più conosciuto e più stimato all'estero Emanuele che in Italia, perché non essendo comunque lui una c'è una cosa strana in Italia, diciamo che se non ti esponi tanto tendi a non essere conosciuto, diciamo, e Emanuele non è una persona che si espone in pubblico, non è una persona che fa, per cui veramente in Italia è paradossale, ma è molto conosciuto nell'ambito di fa questo mestiere ed è molto stimato, ma dal pubblico no. E invece qua a Londra veramente in tanti lo conoscevano dopo Golden Door e Respiro, e quindi io sono certa che lui sia un regista che all'estero venga apprezzato forse anche di più che in Italia, per cui spero che questo film piaccia. Secondo me la tematica non è italiana, appunto è una fiaba che vuole raccontare una storia di una famiglia, di una relazione tra una madre e un figlio, anche il tema è internazionale e spero che piacerà anche qua. Parlando un attimo di te, dei tuoi prossimi progetti, cosa mi sembra? Non posso dire niente. Non puoi dire niente. No. Ti ringrazio. Grazie. Ciao.